Dalla Chiesa Cattedrale di Palermo trasmettiamo il Pontificale presieduto dall'Arcivescovo Monsignor Corrado Loretice nella solennità del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia. Buonasera a tutti voi che ci seguite attraverso i social dell'Arcidiocesi di Palermo. Siamo pronti per vivere insieme a voi il solenne pontificale nella memoria di Santa Rosalia. È il giorno in cui si fa memoria del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia sulla grotta di Monte Pellegrino. Come vedete la processione introitale è già pronta. Io saluto subito Michelangelo Nasca e lo ringrazio perché lo troviamo per il secondo pomeriggio consecutivo qui in postazione. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e anche a te carissimo Luigi. Grazie Michelangelo, salutiamo il diacono Pino Grasso, consulente ecclesiastico dell'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali che ieri assieme a Michelangelo Nasca ci ha tenuto compagnia. Io ringrazio subito la regia di Vincenzo Grimaldini, il coordinamento tecnico della Tecno G per queste dirette che nelle giornate dedicate a Santa Rosalia entrano nelle nostre case e ci consentono di partecipare in maniera ancora più intensa. Tra un attimo vedremo l'arcivescovo Corrado Loretice reduce assieme alle reliquie di Santa Rosalia dal volo in elicottero su tutti i quartieri della città di Palermo. Una scelta assolutamente non folcloristica ma piena di significato, una scelta di fede. Per il secondo anno consecutivo non è possibile infatti vivere la processione tradizionale lungo il Cassaro sino a Piazza Marina, non è quindi possibile stringerci attorno alle reliquie. Allora quest'anno le reliquie della Santa Patrona di Palermo hanno sorvolato la città in un abbraccio ideale. Tutti i quartieri sono stati toccati e ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dell'esercito italiano che ha messo a disposizione un elicottero. L'arcivescovo è salito a bordo portando con sé il reliquiario, era accompagnato anche dal sindaco di Palermo che in questa inquadratura vedete di spalle, e adesso dopo questo pomeriggio intenso, straordinariamente intenso, siamo pronti a vivere il pontificale. Michelangelo, è un pomeriggio dove si sono fusi tanti elementi. È un momento molto importante e come dicevi prima tu, questa benedizione in volo, possiamo dire, delle reliquie di Santa Rosalia hanno sicuramente, come dire, rallegrato tutti i palermitani, perché è stato un gesto significativo. Non c'è la processione, però questo momento ha sicuramente offerto, ecco, questa gioia, questa grande gioia, il poter pensare che Santa Rosalia dall'alto appunto protegge la sua città. Gli dico delle concelebra, e chi segue in video lo ha già potuto vedere, l'arcivescovo emerito di Cefalù Monsignor Manzella. Thank you.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Sorelle e fratelli carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Signore Gesù, tua espiazione per noi, purificaci con la parola e lo spirito, perché la tua Chiesa sia santa e immacolata al tuo cospetto. Signore, tu Salvatore nostro, aprici le orecchie e mondaci le labbra, perché la tua Chiesa ascolti la tua voce e canti a te con cuore puro. Cristo. Signore Gesù, tu, Figlio dell'uomo, infondi in noi il fuoco del tuo spirito, perché la tua Chiesa venga incontro a te con lampade accese e cuore ardente. Per i meriti e l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Mamiliano, Santa Rosalia e di tutti i Santi, Dio Onnipotente vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza delle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Preghiamo. O Dio, che ci assicuri un nome eterno, che assicuri un nome eterno a quanti ti sono fedeli, donaci, nel giorno in cui commemoriamo il ritrovamento del corpo di Santa Rosalia, di crescere come tempio vivo dello Spirito, per risorgere con Cristo a vita nuova. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto. O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce. Perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mio Dio,
dell'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correggere per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Parola di Dio. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andate incontro.
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Vegliate quindi, perché non sapete né il giorno né l'ora. La scelta del Vangelo che ci parla delle vergini stolte, come lo sentite? Viene questo Vangelo, possiamo sicuramente fare riferimento proprio alla Vergine Rosaria, perché questa attesa, le vergini stolte, le vergini sagge, l'attesa dunque che è legata al tipo di contemplazione, al tipo di preghiera, al tipo di adesione a Cristo che ciascuno di noi deve avere proprio nei confronti di Gesù. E quindi è sicuramente un riferimento a mantenere desta l'attenzione. E questo si riferisce proprio alla Vergine Rosaria. Carissime, carissimi, ciascuna di voi, ciascuno di voi si sente in questo momento un raggiunto, un desiderato, a prendere parte a questo nostro ritrovo, qui. Direi quasi al cuore della nostra cara Palermo. Mentre celebriamo quanto la grandezza dell'onnipotenza di Dio riesce a fare nella vita delle donne e degli uomini che aprono a Lui il cuore, come la nostra Santuzza, come la nostra amata patrona Santa Rosalia. È quell'abbraccio che mi porto nel cuore dopo il sorvolo di poc'anzi. Capite bene i sentimenti che in questo momento si affastellano nel mio cuore. Se vi saluto con queste parole, ognuno di voi si senta un desiderato, un accolto, un chiamato, un amato. E perché così ho percepito quasi in una sorta di travaso rispetto al cuore di Santa Rosalia mentre sorvolavo insieme al signor Sindaco e al carissimo generale che ci ha dato l'opportunità di poter usufruire anche di questo volo in elicottero. I miei sentimenti appunto
erano anche ripieni, ripieni di questo amore, che con fedeltà questo fiore più bello della nostra città, che è Santa Rosalia, continua a riversare su di noi, su questa città, sulla nostra chiesa, sull'intera nostra diocesi. Ed è proprio vero che non finisce, non termina mai, anzi, Rosalia vuole essere sempre in mezzo a noi. Pensate qual è stata l'intensità nel sorvolare anche il santuario. L'ho vissuto così, come questo suo continuare a scendere in mezzo a noi, a far sue le nostre gioie, le nostre ansie, ma soprattutto questo suo costante dirci di rivolgere lo sguardo verso l'alto. E vorrei oggi iniziare questa mia omelia salutando voi tutti, anche servitori delle istituzioni, ringraziandovi ancora per la vostra presenza. E mi permettete di salutare anche tutti i miei confratelli, a partire dal carissimo nostro caro Vescovo Vincenzo, che abbiamo la gioia oggi di avere in mezzo a noi. La saluto con grande affetto, con grande stima, eccellenza. E siamo contenti che possiamo insieme oggi concelebrare questa Eucaristia così solenne, facendo memoria della nostra patrona. E poi saluto voi, carissimi confratelli, nel presbiterato, voi, carissimi confratelli, nel diaconato, e tutto il popolo santo di Dio, e in particolare quanti ci testimoniano come Rosalia, il primato del regno di Dio, il primato della vita spirituale, avendo scelto una vita di totale obbedienza a Dio e alla sua parola, con un dono del cuore indiviso attraverso la scelta della vita celibataria e virginale, e soprattutto avendo scelto l'alto valore della sobrietà, della povertà, che diventa condivisione. E nell'iniziare questa mia omelia vorrei condividere le parole di un testimone della fede. Il nostro tempo vorrebbe cogliere il frutto appena il germoglio è piantato. Così gli occhi avidi sono ingannati in continuazione, perché il frutto, all'apparenza così bello, al suo interno è ancora aspro, e mani impietose gettano via ciò che le ha deluse. Chi non conosce l'aspra beatitudine dell'attesa, che è mancanza di ciò che si spera, non sperimenterà mai nella sua interezza la benedizione dell'adempimento. È un sermone che Bonheffer tenne il 2 dicembre del 1928, nella prima domenica di avvento di quell'anno. Carissimi, nei nostri cuori, che ognuno conosce, che cosa speriamo? Che cosa desideriamo? Rosalia, con la sua scelta di vita, esercita ancora e con forza su di noi un'autorevole attrattiva. Sì, con la sua vita ci induce alla verifica del nostro cuore, ad andare dritti al cuore, quello che la lettera agli Efesini chiama l'uomo interiore, per indicare la profondità del nostro essere, laddove ci viene rivelato e sperimentato
che noi siamo effettivamente noi stessi. Chi noi siamo? Cosa speriamo? Cosa desideriamo? Allora, nella peste del 1624, come ora, nella pandemia da coronavirus, la questione non può essere più demandata. Sono eventi che in ogni tempo e in ogni epoca ci riportano alla questione fondante. Che cosa portiamo nel cuore? Che cosa desideriamo? Di che cosa lo riempiamo? Che cosa lo appaga il nostro cuore? Noi tutti siamo figli dei nostri desideri, del nostro desiderio. Rosalia anche stasera ce lo conferma. La sua proposta è quella di salire in alto, dicevamo ieri sera, accettare il rischio di guardare la nostra vita dall'alto per guadagnarne una visione nuova. Ci vuole condurre nelle fenditure della roccia del nostro cuore. Lei sì che ci vuole bene. Rosalia è fedele, è gratuita nel bene. Per questo ci vuole condurre in alto. E per questo da 397 anni ci ricorda che siamo fatti per guardare in alto e non dobbiamo aver paura di affrontare la fatica della salita e di attraversare l'abisso del nostro cuore, del nostro uomo interiore. Come ogni scalata e ogni abisso ci fanno paura, li fuggiamo, li evitiamo. Sì, la tentazione è quello di evitare la scalata, di evitare di scendere nell'abisso, ma è lì che bisogna ritornare, scorgere e verificare ciò che ultimamente desideriamo nel nostro cuore e cosa ci spinge a vivere. Desiderio è una parola che ha un significato meraviglioso. La sua derivazione è forse una delle più belle che si possa rintracciare. Stasera ognuno di noi vi ci si potrà facilmente ritrovare. Ve lo ricordo. Desiderare, un termine composto di de e sidera, cioè mancanza, questo de privativo, delle stelle, mancanza del cielo stellato. Questo è il significato più intimo del termine desiderare, desiderio. È come se c'è qualcosa che ci manca e che nello stesso tempo il nostro cuore vuole. Dunque, mancanza di questa dimora accogliente che è Dio. Il nostro cuore custodisce il desiderio di Dio, il desiderio di Dio amante degli uomini e delle donne, sue creature, suoi figli amati, amati, siamo amati da Dio. Questo è il primo messaggio che ci arriva da Rosalia. Per questo lei si è ritirata, per la potenza della percezione di questo amore. La voglia, la brama e l'alterazione egocentrica del desiderio. Il desiderio ci apre all'altro, la brama ci porta ad eliminarlo. Ci illude di darci vita e invece ci avvelena la brama, la voglia. Ci fa precipitare nella fossa. La parabola evangelica delle vergini uscite di notte ci aiuta a verificare il desiderio che portiamo dentro.
il desiderio più vero e più bello, senza del quale rischiamo di essere depistati e infelici, girovaghi, senza meta, senza un senso ultimo. E invece noi siamo chiamati ad essere ricercatori, non girovaghi. Rosalia niente meno ci dice che noi dobbiamo già percepire che il nostro cuore è abitato, già abitato, da colui che desideriamo, anche senza conoscerlo, anche senza saperlo, anche se distratti, anche se non abituati alla ricerca, anche se confusi. Sentite ancora le parole del Cantico dei Cantici. Le riprendo da qualche versetto del capitolo secondo, che ancora appunto che non abbiamo ascoltato. Sentite, alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo, e dolce è il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino, e il suo vessillo su di me è amore. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Quello di Rosalia è l'esempio umanissimo di una donna che da sola ha avuto il coraggio di compiere la scelta di sentirsi una creatura capace di desiderio, grata e vigile, in costante postazione di ricerca e di attesa. Una contemplativa mossa dal desiderio di pienezza di vita e di libertà. Una resiliente ricercatrice di Dio, unita a tutti gli uomini nella lode del suo Creatore, capace di scendere a valle nel momento della grande tribolazione, della peste. Che sia questo il significato più vero del sorvolo di una sua reliquia sulla nostra città. Questa sua volontà di scendere tra di noi a valle, lei che è il segno certo di un Dio che non ci abbandona mai. Ma Rosalia ci indica anche che siamo portatori di un desiderio comune. Nella parabola si fa riferimento anche ad una prospettiva comunitaria, un corteo di nozze, un andare insieme da parte di queste 10 vergini, incontro allo sposo per fare festa. 10 vergini che presero le loro lampade, ci dice il Vangelo. E poi, se pensiamo alla lettera agli Efesini, siate in grado di comprendere con tutti i santi. Nel testo di Efesini i santi sono i discepoli del Signore. È la comunità dei discepoli, è la Chiesa. Dunque, un desiderio comune. C'è un desiderio comune. L'olio senza dubbio è personale. Per questo non lo si può cedere, non per egoismo, ma lo si condivide già in origine come dono. A tutti l'olio viene dato. Dio ci ha fatti creature di desiderio, di passione. Tutti siamo portatori di desiderio. Ecco perché Rosalia ci ricorda che dobbiamo sostenerci reciprocamente a custodire il desiderio. Che non venga meno. Facciamone scorta tutte le volte che abbiamo l'opportunità. Oggi per noi, ogni anno, guardare Rosalia è un'opportunità, perché sempre di più possiamo custodire il desiderio di Dio e salire la Santa Montagna, entrare
entrare nei meandri della nostra interiorità, dove già Dio ci abita. Perché non prevalga la voglia, la brama che ci narcotizza, che ci droga, che ci confonde, ci divide. Continuiamo a desiderare l'amore, ma alla sua fonte, che è Dio con noi e in noi. L'amore di Dio è fuso nei nostri cuori, l'amore fontale, l'amore concreto di Dio che ci è stato donato e rivelato nel suo Figlio, nel suo Verbo incarnato, venuto tra noi, fattosi carne come la nostra. L'amore che ha il volto di Cristo Sposo, che è venuto nel mondo tra noi e ci ha amati fino a dare la vita per noi. Ritroviamo relazioni, ogni relazione, a partire con noi stessi, con il creato e con gli altri, compresa quella espressa attraverso il linguaggio del corpo, a partire da questa fonte, compresi nel suo impeto traboccante e coinvolgente. Creiamo, custodiamo relazioni, tutte. La bellezza della relazione amicale, la bellezza della relazione sponsale, la bellezza della relazione che ci viene donata tutte le volte che un volto umano viene dinanzi a noi. La bellezza. L'altro non è un nemico. L'altro è un me stesso. L'altro, come me, è un amato, un voluto, un desiderato. Se è su questa terra, non è un incidente. L'altro mi richiama sempre all'altro, con la A maiuscola, a Dio. Che ognuno di noi, con Santa Rosalia, con ogni donna e ogni uomo, partecipi creativamente al contrappunto della sinfonia dell'amore di Dio, che vuole riempire e trasfigurare ogni cosa, ogni esistenza, ogni relazione, ogni aggregazione umana, ogni casa e ogni quartiere della nostra città, ogni anfratto della casa comune che è la terra. Amen. Avete ascoltato l'omelia dell'arcivescovo di Palermo, un'omelia centrata tutta, e non poteva essere diversamente, sull'esempio costante, per niente scollegato dalla realtà che viviamo in questi giorni, di Rosalia Sinibaldi, divenuta Santa Rosalia, patrona di Palermo. È un richiamo però non ad attendere Rosalia, fornitrice di esempi, caro Michelangelo, è un richiamo alla coscienza di tutti. E poi bella anche questa sottolineatura al desiderio, come è scritto anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nelle primissime pagine: il desiderio di Dio è iscritto nel cuore dell'uomo e Dio non si stanca di attrarre a sé la sua creatura, perché solo in Dio troverà la felicità. Amen.
credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Sorelle e fratelli carissimi, celebrando in letizia la solennità di Santa Rosalia, eleviamo la nostra ardente supplica a Dio, fonte di ogni santità, che per Cristo, suo Figlio e nel suo Spirito, ci ha benedetti con ogni benedizione. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci Dio, nostra salvezza. Per la Chiesa, corpo del suo Cristo, perché lo Spirito Santo la arricchisca di doni e in essa tutti riconduca a cura reciproca e vicendevole amore, preghiamo. Per coloro che nella nostra Chiesa palermitana testimoniano e annunciano la parola, per quelli che servono all'altare, per quanti esercitano autorità, perché rispondano generosamente alla gratuità del dono ricevuto, preghiamo. Ascoltaci, Dio, nostra salvezza. Per i responsabili delle nazioni, perché con coraggio e audacia distruggano e abbattano ogni ingiustizia e con retta coscienza piantino ed edifichino ciò che serve al vero progresso della comunità umana, preghiamo. Per la nostra amata città di Palermo, perché sostenuta dalla vita esemplare della Vergine Eremita Rosalia, che per amore del tuo nome affrontò la buona battaglia per la santità, sia capace di estirpare il male che la deturpa e professare la sua fede, preghiamo. Per intercessione di Santa Rosalia, che liberò Palermo dalla peste, preghiamo affinché l'umanità intera sia liberata dal flagello della pandemia, viva in un autentico spirito di solidarietà e di collaborazione. I malati possano riacquistare salute, gli operatori sanitari coraggio, i governanti facciano scelte ponderate a favore della persona umana, preghiamo. Ascoltaci, Dio, nostra salvezza. Per i giovani, affinché attraverso l'ascolto attento e fedele della parola di Dio, la partecipazione al mistero celebrato nella liturgia e la carità generosa e feconda diventino il terreno favorevole dove possano nascere e svilupparsi la vocazione alla vita matrimoniale, consacrata e missionaria, al presbiterato e al diaconato, preghiamo. Per noi, qui raccolti a fare Eucaristia nel gaudio che oggi il suo Spirito ci dona, perché con Santa Rosalia e tutti i Santi ci troviamo nella gloria dell'Assemblea Celeste, preghiamo. Ascoltaci, Dio, nostra salvezza. Padre Santo, che dai alla tua Chiesa la pienezza di ogni dono e nel tuo Spirito la conduci a perfetta santità, concedici di vivere secondo il beneplacito del tuo volere, all'ode della tua gloria.
per Cristo nostro Signore. Interessante anche quel passaggio, Luigi, di cui faceva riferimento l'arcivescovo. Non bisogna essere girovaghi senza meta. Credo che questo sia il problema del terzo millennio, quello di svolgere una vita senza Dio, lontani da quella esperienza di Dio. Quindi questa sottolineatura mi sembra davvero azzeccata. Non bisogna essere girovaghi senza meta, proprio per il significato che adesso tu ci hai ricordato, ma c'è fra l'altro un passaggio del discorso alla città offerto ieri sera, nel quale l'arcivescovo ha esortato tutti a non vivere da monadi. Noi non siamo degli uni scollegati dagli altri, dai contesti che viviamo, dalla storia che siamo chiamati a vivere. Siamo persone che devono vivere nella storia con tutti gli altri. Per chi ha il dono della fede, siamo persone chiamate a rinnovare questo dono, a testimoniarlo e ad offrirlo. E quindi l'omelia di questa sera chiude, se così possiamo dire, queste due giornate con questi forti richiami alla responsabilità di ciascuno di noi, in questo caso specifico, anche sull'esempio di Santa Rosalia. La figlia del re è tutta splendore, di gemme d'oro a trapunta la veste. Pregate, sorelle e fratelli, perché in questa sosta che ci rinfranca nel nostro cammino verso la patria, il nostro sacrificio, il sacrificio della Chiesa, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli i doni che ti presentiamo nella solennità di Santa Rosalia Vergine.
e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, ti sia bene accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai colmato dell'amore del tuo Figlio e riempito del dono del tuo Spirito la Beata Vergine Rosalia. Ella visse la solitudine dell'eremo in unione con il suo Signore, rifulgendo come esempio ai suoi fratelli, povera in spirito, purissima di cuore. Insieme a Cristo, gioiosa, offrì se stessa per giungere alla cena dell'agnello, quale sposa ornata per il suo sposo. A te inneggiano i cieli, gli angeli e i santi in esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Mamiliano, Santa Rosalia, il Beato Giuseppe Puglisi e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Con uno sguardo fraterno scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. Per ricevere la comunione raggiungeremo il ministro più vicino al nostro posto. Le persone celiache possono ricevere l'Eucaristia qui davanti al palco. Ricordiamoci di muoverci con tranquillità, con discrezione, mantenendo le distanze di sicurezza, evitando di assembrarci. Grazie. Thank you.
siamo al momento della comunione, questo momento partecipato, questo momento che sottolinea l'abbraccio dell'Eucarestia con tutta la comunità ecclesiale nella memoria festosa di Santa Rosalia. E dobbiamo aggiungere che quest'anno l'obiettivo della Chiesa di Palermo, e cioè di celebrare Rosalia con tutti gli elementi importanti, non che gli altri siano di contorno, ma è un obiettivo che è stato centrato perché in effetti, come abbiamo visto anche questo pomeriggio, far memoria della Santa con l'impossibilità di stringersi attorno alla vara che percorre il centro cittadino, questo non è stato possibile viverlo, speriamo per il secondo e ultimo anno consecutivo, ma questo sorvolo di questo pomeriggio ha riempito veramente di gioia il cuore dei tanti palermitani che sono rimasti a casa privi della processione. E questo, se vogliamo, è anche un segno profetico forse di come nelle contrarietà, nelle avversità della vita, e una soluzione si trova in chiave di servizio, perché quello di oggi pomeriggio è stato certamente un servizio che la Chiesa palermitana ha voluto offrire a tutti i fedeli. E le parole del nostro arcivescovo, quelle pronunciate ieri durante il discorso alla città e quelle di questa sera durante la sua omelia, vanno proprio in questa direzione, cioè non aspettate che le patrone, i santi, le figure della Chiesa a cui ci ispiriamo, a cui siamo devoti, intercedano, operino per noi. Noi dobbiamo innanzitutto fare, trovare le risposte ed essere concreti. E quindi penso che questo messaggio possa essere una delle chiavi di lettura di queste giornate. La Santuzza è con noi, ma non è la Santuzza che deve operare quasi come sgravandoci dalle nostre responsabilità. Noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli di ciò che dobbiamo fare. È bella anche questa partecipazione, ecco, delle persone che sono presenti in questo momento nel rispetto del distanziamento. Le sedie sono state predisposte in modo tale da poter garantire la sicurezza da questo punto di vista, e la gente ha risposto, i palermitani hanno risposto, non soltanto le autorità delle prime file ma anche i fedeli che sono devoti a Santa Rosalia e, nonostante non sia stata possibile la processione, però sono qui in preghiera, in comunione eucaristica e con la loro presenza. Anche questo è significativo, riuscire a superare anche quella barriera talvolta di una eccessiva paura. È giusta l'attenzione sicuramente, però in qualche modo, ecco, la fede ci invita ad osare, tra virgolette. E probabilmente mai come in queste giornate di festino, ancora contrassegnate dalle limitazioni imposte dalla pandemia, gli strumenti della comunicazione sociale sono stati strumenti di reale servizio. Io vorrei ringraziare tutti coloro che in questi giorni a vario livello hanno reso possibile un canale diretto, l'apertura di un canale diretto con tutto ciò che abbiamo vissuto. E quindi dallo staff che ha realizzato queste dirette streaming, che ringraziamo ancora una volta Vincenzo Grimaldini e la Tecnogi, e allo staff di Radio Spazio Noi che sta in questo momento diffondendo il solenne pontificale sul sagrato della cattedrale, la redazione di Radio Spazio Noi e tutti coloro che a livello gratuito hanno collaborato per la gestione dei social, del sito, insomma di tutti quegli strumenti che anche quest'anno hanno portato il festino, gli elementi del festino e gli elementi delle diverse liturgie che abbiamo vissuto praticamente a ciascuno di voi. Veramente gli strumenti della comunicazione sociale quest'anno hanno reso un ottimo servizio.
Preghiamo. Signore nostro Dio, il mistero a cui ci hai fatto partecipare nella solennità di Santa Rosalia alimenti la lampada della nostra fede e ci conservi vigilanti nell'attesa del tuo Figlio per giungere all'eterno convito nuziale. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che questa sera alle ore 21:30 qui sul Sagrato della Cattedrale sarà proiettato il docufilm su Paolo Borsellino e siete tutti invitati a partecipare. Il nostro venerato padre, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Corrado l'Orefice, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, arcivescovo metropolita di questa santa chiesa che è in Palermo, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria. A tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Arcivescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di Santa Rosalia, patrona della nostra città, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ci ha manifestato in Santa Rosalia la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che in Santa Rosalia ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo e di Santa Rosalia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Come Santa Rosalia, glorificate il Signore con la santità della vita. Andate in pace. Grazie a Dio. Vorrei che arrivasse il saluto a quanti ci stanno seguendo anche attraverso la diretta e vorrei ringraziare quanti in questi due giorni ci hanno dato anche l'opportunità, a cominciare dal casissimo Salvatore La Rosa. Grazie di cuore. Anche vorrei poi particolarmente ringraziare anche quanti ci hanno permesso appunto di poter raggiungere le nostre case attraverso gli operatori della nostra diocesi. In particolare vorrei ringraziare il carissimo dottor Perollo con tutti gli altri suoi collaboratori. Grazie per questo prezioso apporto, perché così, nonostante le limitazioni, abbiamo comunque potuto ancora una volta e anche quest'anno abbiamo potuto ritrovarci attorno alla nostra santuzza. E vi assicuro la mia preghiera e la mia benedizione, che arrivi ovunque, arrivi soprattutto in quelle case in cui in questi momenti di trepidazione e anche di preoccupazione si è anche tentati di scoraggiamento. Ma la forza del Signore sia la nostra forza, e questo è l'augurio che faccio a tutti
così come ho voluto anche assicurare attraverso questo strumento bello che ci è stato dato in questi giorni di poter arrivare nelle nostre case. I mezzi di comunicazione sono una grande energia, una grande forza, e chiediamo al Signore che possano essere sempre di più al servizio di una formazione, di un incontro, perché cresca sempre di più nelle nostre città la fraternità, la fratellanza e la pace. Grazie a tutti di cuore e un affetto che con affetto vi abbraccio ancora tutti. Grazie. Naturalmente condividiamo il saluto e il ringraziamento del nostro Arcivescovo con tutti voi che in queste giornate siete stati insieme a noi, collegati attraverso le frequenze della nostra radio, Radio Spazio Noi in Blu, attraverso il sito internet e i social dell'Arcidiocesi. Io prima di salutare e ringraziare Michelangelo Nasca per la sua presenza e il suo contributo prezioso, ricordo, lo ha già fatto, l'avete sentito, Monsignor Filippo Sarullo, che è il parroco della Chiesa Cattedrale, ricordo che questa sera alle 21.30 sul Sagrato verrà proiettato il docufilm Il Dono della Luna, è prodotto da TV2000, sono previsti alla fine dei brevi interventi del nostro Arcivescovo, di Fiammetta Borsellino e di Vincenzo Morgante, direttore di TV2000. È un docufilm che intende rendere omaggio non soltanto a Paolo Borsellino ma a tutti i martiri vittime di mafia. In questo mi ricollego alle parole del nostro Arcivescovo, che attraverso il nostro mensile Poliedro ha parlato proprio nelle scorse settimane della necessità di diventare tutti quanti soci dei martiri e quindi assumere anche noi una fetta consistente di responsabilità in tal senso. Michelangelo, grazie per il tuo contributo, grazie per essere stato ovviamente con noi in queste giornate e certamente ci ritroveremo in futuro. Grazie Luigi e buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci. Dalla Chiesa Cattedrale di Palermo abbiamo trasmesso il solenne pontificale presieduto dall'Arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice. Grazie per averci seguito.